Per molti di loro il ricordo di questa mattinata rimarrà impresso nella memoria per tutta la vita, qualsiasi sia la strada che un giorno decideranno di fare. Una mattinata negli studi di Fano TV per 35 alunni della scuola primaria Corridoni, accompagnati da 4 docenti, Alesiani Romina, Cinotti Lorena, Olivieri Sara e Brunori Ombretta, per vedere la TV non da spettatori comodamente seduti sul divano di casa, ma dall'altra parte dello schermo, come protagonisti. Infatti, dopo la conoscenza con il direttore Marco Ferri, che ha fatto loro da cicerone e risposto alle loro domande, alcuni di loro hanno vestito in prima persona i ruoli di cameraman, regista e conduttore del telegiornale della sera Occhio alla Notizia, con tanto di saluti finali. Buonasera telespettatori e benvenuti a questa edizione delle 20:30 del telegiornale. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo domani. Allora, com'è stata questa mattinata a Fano TV? Bella! Bellissima! Cosa vi è piaciuto di più? Salire sul palco! Salire sul palco, sulla scrivania? Fare niente! No, sulla sedia. Com'è andata la regia? Benissimo! Che cosa ti è piaciuto? Vedere tutte le persone e parlargli con il microfono. Tu eri dietro la scrivania, come ti è sembrata? È stato divertente, molto emozionante. Lo vuoi fare come mestiere oppure vuoi fare altre cose? Come mestiere. Le domande e le curiosità dei bambini e delle bambine hanno mostrato tutta la loro sete di conoscenza per la TV e la professione del giornalista, che fino a ieri hanno solo immaginato, ma che oggi hanno toccato con mano, vedendo come funziona uno studio televisivo, come si costruisce un telegiornale partendo dalla redazione, argomenti che non sono casuali, in quanto proprio questi piccoli giornalisti in pectore sono parte di un progetto specifico. Questi alunni, le due quinte del tempo pieno della scuola primaria Corridoni, già dall'anno scorso svolgono un progetto di piccoli giornalisti proprio parlando di tematiche che succedono a Fano o loro esperienze. La giornata Fano TV è stata una giornata preparata, con grande entusiasmo abbiamo visto. Sì, bellissima poi tra l'altro, perché io sfido che nella loro vita possano riavere questa esperienza rara, essere dentro uno studio. E loro erano emozionatissimi, perché parliamo di giornali, parliamo di TV, loro scrivono, per cui essere direttamente coinvolti in un ambiente così bello sicuramente è stata una bellissima esperienza. Grazie! Siamo certi anche che con questi presupposti li rivedremo presto, sul carnevale poi ce ne saranno da dire parecchie e chissà che tra loro non si nasconda una futura star del giornalismo italiano. Per questa sera è tutto, ci vediamo domani alle 8:30 e buona serata.